appoggi, sarà certamente motivatissimo il desiderio di castigare subito. Fucilata subito, no, bravo. Si prosegue il gioco. Palla nel mucchio e la fine, Tamma riesce a prenderla. La scorsa attacca ci piazzati da Curcio, pallone profondo, altro stacco e la palla in rete per il vantaggio del Padova, che dunque trova il gol proprio in apertura di tempo. C'è il festeggiamento da parte di Della Latta, che è andato dunque a colpire un minuto. Della Latta porta in vantaggio il Padova, già questo traversone secondo piede di Claudio Santini, con grande profondità e competenza con la Lorenzo, va Curcio, secondo palo, ancora giocatori del Padova provano liberamente la posizione, Andrejkovic c'è un pochino in chiusura, arriva Germano in sovrapposizione, riesce anche a crossare, colpo di testa e ancora gol di Castro. Raddoppio del Padova al 13esimo, è già 2-0 Padova, di Castro sul posto a destra. Dunque, inizio al tappeto amarissimo per Andrea D'Ambrone sulla partita della classe, Padova devastante. Oddio. Troppo sparato. Mi sbaglia tutto. Castro subito per Ronaldo, Ronaldo, vai. Destro di Ronaldo, che non perdona l'erroraccio dell'Arezzo. E Padova è sul 3-0 al 35esimo del primo tempo. Questo passaggio sbagliato di Ronaldo. Alcune responsabilità. Va Ronaldo a cercare la porta, Tam. Calcio la gara. Anche Pagliari si dà un angolo, serie di colpi di testa, pallone rimesso in mezzo, sotto porta Buglio, e c'è il quarto gol del Padova, l'ex Buglio, poche Padova al 13esimo minuto, il 4-0, il colpo di testa Davide Buglio, davvero pesantissimo, 0-4 che vola Foglia, Puto, sta arrivando Musti, Puto la vispa, Musti, traversone, interessante, prende mandarlo in grande angolo Vannucchi, c'è cioè, il punto dunque con la maglia dell'Arezzo di Alessio Cerci, numero 11 Cerci, l'Arezzo sembra ancora molto probabilmente, di Fulco è uscito dall'area, Curcio dentro per Saverra, ancora lì dietro per Curcio, Curcio limite, fuori, prova Ronaldo, 5-0, doppietta di Ronaldo, gran partita del brasiliano, e 5-0 Padova. Grande azione di Curcio, vede che si... Altra conclusione, Tamma forse leggermente in ritardo, Ronaldo dunque porta... Messo fuori Foglia, palla arriva di ricco finisce qua, finisce con la cinquina del Padova, vince ad Arezzo 5-0,